Vediamo se ora parte quella che piace a me. Pronti? Oh, vediamo. Me lo sento, stavolta è quella buona, Ma il mio ballo dov'è? Uffa, non riuscirò mai più a fare il ballo, è incredibile. Muribondi amici, ciao amici. Oggi nuova puntata dei Sims. Aspettate che abbasso un po', altrimenti vi stordisco. Nuova puntata dei Sims dove mi avete detto di fare un sacco di cose. Stavolta non ho creato i personaggi prima, perché mi avete detto: Sabri, vogliamo la creazione dei tuoi animali. Quindi, prima di fare modifiche, carichiamo una partita. Unità familiare. Riprende a giocare con Cereseto, modifica puntini, matitone. Ed eccoci qua, ora andiamo a creare alcune cose molto belle. Allora, abbiamo già 2, 4, 5, possiamo creare 3 personaggi ancora. Anche se in realtà io poi userò una mod che mi permetterà di avere più di 8 personaggi in famiglia, perché io vorrò avere tutti i gattoni. E magari anche un altro figlio. Quindi mi avete detto, Zaku, Milta e Piamma sono i primi 3 animali che entreranno a far parte della nostra casa. Allora, andiamo con creazione di un nuovo animale. Cane? Che brutto, cos'è sto coso? Creiamo il cagnolino più bello del mondo! Allora, cerchiamolo. Yorkshire. Direi che questo in realtà è quello giusto. Quindi poi manto è così. Corpo è un po' più piccino, Zack. Eccolo qua, abbiamo il nostro Zaku! Il costume è dinosauro, sì. I tratti, allora abbiamo scelto non pantofolaio, se no dorme tutto il giorno. Piantagrane che fa i disastri. Fedele è il primo tratto. Secondo tratto, gli mettiamo attivo, perché guarda, sembra quando gli dico se lui vuole. Non posso dirlo perché sennò adesso saltella. E terzo tratto, amichevole, perché lui è molto amichevole, nonché super bello. Quindi abbiamo fatto il nostro cagnolino. Ora aggiungiamo la prima nostra gattona. Quindi animali, gatto. Andiamo a fare Mirta? Allora, come cerchiamo Mirta? Mirta, partiamo da qua. Già ci siamo, molto simile a questa gattona. È una femminuccia media, la voce Miu, l'ultima, anche se in realtà Mirta è afona, quindi non parla. E i suoi tratti sono... Allora, Mirta con me è molto affettuosa, allora però potrei mettere che il proprietario in realtà sono solo io. Poi, questo è viziata, li lasciamo anche viziata perché Mirta è viziata, affettuosa. E come terzo tratto, Mirta è un po'... È curiosa Mirta, Mirta è molto curiosa. Beh, direi che più o meno Mirta c'è. Quindi, il vestitino della mia Mi, alla Mi le mettiamo la felpina. Quella che aveva Arturo, rosa e bianca. E allora vediamo di infilarli in famiglia. Pronti a giocare? Vediamo dove partono i miei animali. Allora. Sabri a disagio, che strano. Sasha a disagio, che strano. Dorothy a scuola. La mia bimba è molto triste, che strano. Kevin Giulio è furente, che strano. La mia famiglia è meravigliosa. Zaccolino è fuori, che sta per entrare in casa. E la mia Mi guarda fuori. Non sei Arturo, amore, sei Mirta, ok che hai la maglia di Arturo, però... Allora, dobbiamo andare a fare delle modifiche. Prima di tutto iniziamo con la famiglia, sperando che ognuno faccia le proprie cose, perché non vorrei portassero via i figli. Quindi sistematevi voi a vicenda, perché io ho delle piccole modifiche da fare. Allora, molti di voi mi hanno chiesto di mettere gli occhi marroni a Chloe. Ho visto uno dei commenti dove c'erano più like. In realtà poi ho visto... No, ma voi avete mai visto una bambina con gli occhi marroni e i capelli rossi? Effettivamente avete ragione. No, assolutamente no. Mentre io stanca vado a riposarmi nell'idromassaggio, infatti divento energica, crea Zaku più Fiamma e Mirta, fatto. Sabri, togli l'albero di Natale e le decorazioni di Natale. Hai ragione, avete ragione, ormai Natale è passato, quindi direi che si può andare un secondo. Modella costruisci. Ho visto una cosa strana in cucina. T'ho visto Mirta che sei andata a rubare la pappa. Ah, Chloe, perché si è addormentata? Vabbè, è la mia Mi. Cancelliamo l'albero di Natale, così abbiamo anche più spazio. Se non sbaglio c'erano anche delle altre decorazioni di Natale che però ora non ricordo. Voi ve le ricordate? Se vi viene in mente scrivetemelo nei commenti, insieme a tutte le altre cose che volete che io faccia. Ma forse non ho messo niente, solo questo albero. Vediamo di sopra. No dai, dovrei aver messo soltanto l'albero. Ok, possiamo tornare giù. Poi, torniamo in famiglia. Sabri, devi cospargere di aglio e croci la tua famiglia, perché se ti ha fatto la telefonata il vampiro, vuol dire che tra poco verrà a trovarti.
Allora, ora che noto, sì, possono sedersi, sì. Ora dobbiamo fare questa cosa. Cosa vuol dire croci? Perché di sopra, io se vi ricordate, ho messo, le ho messe l'aglio a cuocere, a fare. Queste sono margherite. Acquista semi di aglio. Acquistiamoli, in realtà dovrei averli già comprati. Vabbè, li prendiamo. I pacchetti si possono trovare nell'inventario. Eccoli qua, semi di aglio. Apri un pacchetto di semi. Apri pacchetto, eccoli qua, li sto aprendo tutti. Infatti, come potete vedere, qua adesso ho colloca, mangia aglio. Colloca, non posso metterli qua, scusate raga. Colloca, pianta. Ah no, perché non posso piantarli? Raga, dovete darmi una mano, non ho l'opzione pianta. Come mai? Apri un pacchetto di semi. Ho tre pacchetti di semi. Una pianta, sempre verde. I suoi bulbi possono essere utilizzati in cucina o come decorazioni. Forse ho già l'aglio e devo solo spargerlo per terra? Allora, aiutatemi con questa roba dell'aglio, perché io per ora l'ho fatta, nel senso che ho, vedete, un sacco di aglio. Posso per esempio mangiarlo. Mangiamo dell'aglio. Ah, così, crudo, me lo mangio. Mamma mia che... Vabbè, però almeno non mi viene a prendere... Sono sicura che non mi venga a prendere il vampiro con la mia bella fiatella. Poi nell'inventario ho anche uova strapazzate e frutto grigliato, ovviamente avariato. Vabbè, dettagli. Allora, Sabri va a dormire. Nel frattempo, Sabri, devi levare il dispenser del balcone, perché altrimenti vanno di sopra a mangiare. Quindi questo mega frigo lo proviamo a spostare di sotto. Vediamo. Tipo, non so, in cucina il mega frigo. Avete ragione, ci siamo spiegati. Cioè, adesso abbiamo scoperto il perché la gente andasse di sopra a prendere da mangiare. Allora, il mega frigo potremmo collocarlo sul bancone del bar, no, vero? Lo mettiamo qua di fianco. Qual è il problema? C'è la luce. Spostiamo un attimo la luce. Via la luce. E il mega frigo sta qua. Siamo a posto. Poi mi avete fatto notare che mancano i cestini. È per quello che andavano di sopra a buttare le cose. Quindi cerca cestino. Prendiamo quelli dell'altra volta che erano molto belli. Ne mettiamo un paio. Così uno è per l'umido e uno per gli altri cosi. Cambiamogli il colore. Ok, non si può cambiare il colore, quindi devono rimanere così. Però intanto abbiamo adesso le bibite, cioè tutta la roba da mangiare, i cestini, e più o meno abbiamo modificato tutte le prime cose che ho scelto di fare tra i vostri commenti del video. Quindi siamo pronti per iniziare? Vediamo che cosa si combina. 3, 2, 1, andiamo nella mia fantastica famiglia. Ah, Sasha sta cucinando qualcosa, sì, sì. Mentre di fianco non potevi mangiare, no, effettivamente la roba è avariata. Ma qual è il tuo problema, amore? Com'è che cucini? E specialmente hai fatto da mangiare, adesso dove lo stai portando? In bagno, perché? No, 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 no. Allora, c'hai il tavolo, le sedie e tu sei andato in bagno per mettere le uova dalla padella? No, no, vabbè, ma tu hai dei grandissimi problemi, amore, cioè, ma lasciatelo dire. Hai dei grandissimi problemi. Ma no, allora, c'hanno qua il tavolo, il bancone dove forse non possono appoggiare le cose perché ci ho messo troppe cose. Ah, perché c'è la ciotola. Allora, amore, ripulisci questa. Ripulisci questa. Allora, però vorrei fare una cosa. Siccome per me non c'è abbastanza spazio, aggiungiamo un mobiletto. Allora, spostiamo questo, ta, 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 e poi questo, ne copiamo un altro qua, ecco, perché così almeno hanno un mobiletto in più, perché non si sa mai, perché dato che qualcuno va a cucinarmi al cesso, è forse meglio così. Magari ora si sveglia, uè. Allora, i bisogni, Sabri, si è già svegliata. Allora, forse a Sabri è meglio che facciamo bere un po' di caffè, visto che mi avete spiegato che bevendo il caffè prende l'energia. Aggiorna o svuota? Vuoto. Come devo svuotare il caffè? Ah, giustamente il caffè è pronto. Devo berlo. Vediamo. Ah, oh, Sabri ripulisce intanto. No, lo rimette lì. Beve il caffè. Vediamo se si vuole svegliare. Dopo che hai bevuto il caffè, ripulisci qua e ripulisci qua. Mamma mia, ma i sim non possono metterne nella lavastoviglie. Abbiamo una lavastoviglie. Paura degli animali. Nessun animale è veramente impavido. Nemmeno Zack. Ciascun animale ha le proprie paure. Quindi osserva per scoprire che cosa li spaventa. Amore, cosa ti spaventa, piccolino? Che c'è, amore, che ti spaventa? Hai paura del forno? Allora, Zack, come tutti quasi animali, Mirta può rimanere inspiegabilmente ossessionata agli oggetti in giro per la casa. Tienila d'occhio. Mirta. Ah, stai guardando il frigorifero. Allora, abbiamo il cane che si spaventa per, penso, il forno, e Mirta che guarda il frigorifero. Vabbè, ma nella mia famiglia è ovvio che tutto sia fatto così. Allora, Dorothy è a scuola. Vediamo i piccolini. La mia piccola fa la nanna e il mio piccolo, in teoria, fa la nanna. No, non fa la nanna. È molto triste, amore. Perché? Oh, perché ha avuto un incubo. Zack è un cane attivo. Avrà voglia di correre in giro per la casa e fare meno pisolini. Bravo. Allora, Sasha, siccome Kevin è triste, lo porta in bagno a fargli un bagno. Beh, almeno lo rallegra un po'. Meno male, amore, che ogni tanto hai anche tu queste invenzioni un po'.
Sabri è andata di sopra, mentre le scappa la pipì perché è troppo difficile andare a far la pipì, a pulire tutto. Mirta è una gatta affettuosa, le piace seguire i padroni in giro per la casa. E la mia Mi, guardate com'è la mia curiosona. E sì sì, è la mia curiosona, vediamo dove va. Va a vedere il suo papà che fa il bagno al bimbo. Guardatela com'è brava la bimba. Non succederà mai nella vita perché Mirta è un po' spocchiosa e sta solo con me. Però vabbè, sono dettagli, Mirta è così. Sabri è molto a disagio perché si sta per fare la pipì addosso. Quindi direi che è il momento di andare. Fai un test di gravidanza. Prima usa e disinfetta. Ma come fai un test di gravidanza? L'altra volta è vero che ho fatto fichi fichi, però non penso che io possa essere rimasta incinta. Figuriamoci. Oh, qualcosa non mi quadra. Vabbè, intanto faccio la pipì. Dopo andrò a fare anche questo test di gravidanza perché la cosa mi quieta un po'. Ah, io faccio tranquillamente i miei bisogni col mio bambino davanti, tanto chi se ne frega. Ma cos'hai, puzzi? No, sei appena fatto il bagno, non puoi bere l'alone. Sabri a disagio perché non ha energia. Ma lo vuoi bere sto caffè? L'hai solo svuotato. Adesso devo capire come funziona. No, prepara del caffè. Perfetto, voglio che bevi il caffè, Sabri, a tutti i costi. Oh, la vescica è a posto ora. Ho fame e sonno. Sto preparando il caffè. Ottimo. E ora però, Sabri, te lo bevi. Ah, ok, devo aspettare un attimino. Cioè, prendi una bevanda, vediamola ora. Non è ancora pronto. Ho suonato, ora prendi una bevanda, vediamo. Vediamo se avete ragione. Vediamo l'energia. Ah, è vero, piano piano sto aumentando. Guardate l'energia in basso. Sì, infatti penso che le tre freccine siano perché stia aumentando. Non di tantissimo però. Già che ci sei, Sabri, visto che hai fame, prendi da mangiare. Fai un pasto veloce, prenditi uno yogurt. Mangia così poi ti metto a nanna, quindi. Niente idromassaggio per te. Andiamo in camera e mettiti a fare un bel pisolino, quindi dormi. Brent, cosa vuoi dalla mia vita? Che Sasha è geloso, non mi chiamare più, Brent. Non mi chiamare. E li metto giù a Brent. Sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare del tempo insieme. Guarda, Brent, mi piacerebbe, ma non so quanto ne possa essere felice il mio fidanzato, amore. È arrivata la mia bambina da scuola, è tesa. È tornata a casa da scuola, non serve che liberi spazio a trasportare il frigorifero. Il suo rendimento è soddisfacente, ma non di più. Che cos'hai, amore? È tesa perché è anche ammalata. Deve fare un pisolino e in realtà vorrebbe cantare. Intanto si va a fare la doccia. Guardate Zacco che bravo a scendere le scale. In realtà nella vita non è così bravo, però vabbè. E in tutto questo Kevin è giocoso nella vasca da bagno. Kevin, aiuta col vasino. Chiama il papà che vediamo di imparare a usare il vasino. Papà, aiutiamo il nostro bimbo a usare il vasino. Che dici, papino? Mamma mia, se puzzi, bambina. Qual è il tuo problema? Ma ragami, ho il vomito. Allora, Dorothy non può lavare la bambina. Il rumore del pisolino sono io che non sono riuscita ad andare nella mia stanza a dormire e mi sono addormentata prima. Allora, Sabri, prova ora che un minimo di energia ce l'hai. Vai a dormire, che ce la puoi fare. Io sono con te. Tasha è a fare idromassaggio mentre sua figlia è lercia, sembra tipo un maiale. Allora, amore, vai a prendere la tua bambina. Energia non ne hai, igiene, fa schifo. Lasciamola dormire un pochino. E ovviamente Kevin è furente. Kevin ha imparato a usare le scale, mentre Chloe no. E sta andando dal papà, mentre Mirta guarda il papà. Non so fare che cosa. Kevin, che cosa stai facendo, amore? Guardate com'è arrabbiato, è proprio suo figlio. Papà, aiutami a usare il vasino. Ehi, ciao amore. Pensa alla macchina del caffè. Ignora palesemente suo figlio. Ok. Tu Kevin puoi fartelo un bagno, no? Sei ancora piccolino, non puoi. Quindi Kevin, torna di sotto da papà. Vai un attimino a giocare con... Vai, bravo. Rompi la casa delle bambole. Che così almeno ti sfoghi un po', amore. Sasha è flirtante. Sta andando a fare un giro. Ah no, praticamente ha fatto la scorciatoia. È sceso dalle scale per gli ospiti. Vabbè, amore, sono... È andato a prendersi un po' di caffè che ho fatto io, cioè neanche mi ringrazia, ho fatto io. E ora però adesso vai a pulire tua figlia mentre Kevin piano piano. No, guardate come scende i gradini, amore. Un quarto d'ora per farsi due piani di scale, ma vabbè, il nostro bambino è fatto così. Ah no, uno, è ancora al primo piano, devi andare a quello sotto. Vai Kevin, vai che siamo con te. E la piccola Chloe è qua, lercia, di fianco alla TV pinguino, che dorme sulla poltrona.
perché probabilmente il letto puzza o ci saranno dentro, non so, i cadaveri, i vermi, non lo so. Mentre Dorothy gioca con le bamboline. Brava, amore mio. Allora, Chloe c'è quasi con l'energia, quindi adesso si è svegliata. Mandiamo il papino. Dai, altre scelte. Cura del bebè. Fai un bagno con la schiuma. Che direi che è un po' il momento. Che ne dite voi? Kevin, tra un quarto d'ora riuscirà ad arrivare nella sua camera? Vai, Kevin, go, go, go! Kevin è molto infuriato, il nostro Kevin, eh? E guardate che cosa fa ora. Per sfogarsi. Vai, Kevin, rompi tutto! Ecco, a calci. Bravo, amore, spacca tutto! Guarda Zacco come corre! Si è spaventato! È spaventatissimo, Zacco! Stai meglio ora? Vediamo se questo si è preso la figlia. Ho detto di farle un bagno, no? Di dare da mangiare. E Mirta dorme sul tavolo. La vita vera. Questa è la vita vera. Ce la farà il nostro eroe a lavare la bambina. Kevin, Giulia ha molta fame. Oh mio Dio, Kevin, vai a chiedere del cibo. Vai, Kevin, vai a chiedere del cibo a papà, che ha messo Chloe nel seggiolino per poi tirarla fuori. Si sente Mirta russare. Raga, si sente Mirta russare. E la mia Mi russa. E Sasha si è bloccato. È bloccato. E mio amore c'ha dei problemi. Ah, perché sta aspettando Kevin. Ed è molto a disagio per la puzza di Chloe. Allora ti muovi. Cambia il pannolino. Controlla il bebè. Dai da mangiare a Kevin. Fai qualcosa o ci portano via i bambini. È meglio che io chiuda qui questo episodio, perché se no posso impazzire, urlare, non so fare che cos'altro. Quindi aiutatemi scrivendomi qua sotto nei commenti le modifiche che volete alla casa e a questo papà che non sa badare ai bambini mentre la mamma si fa dei pisolini. Però almeno c'è Zacco! Zacco? Che piscia in terra! Che meraviglia! Vai, vai fuori! Zacco! Ma, ci ho capito, Mirta sa aprire le porte, te no! Vabbè, ho capito. Sasha, apri la porta al cane. Muoviti che mi fa la pipì nel corridoio! Aspettiamo. Sono sicura che se la fa addosso. Poi è colpa tua, amore. Però non ho capito qual è il problema. Perché Mirta sa aprirsi la porta e Zac no? Punto di domanda. Dai, sì amore, voglio andare a fare la pipì. Aprimi, devi solo aprirmi la porta. Oh, buongiorno, grazie amore. Mi hai risparmiato una bella cacata del cane qui. Oh, meno male. Almeno una cosa l'ha fatta giusta. Una cosa l'ha fatta giusta. Comunque, torniamo a noi. Mirta si fa i cacchi suoi. Aiutatemi scrivendo che cosa fare nel prossimo episodio e tutte le modifiche. Io vi mando un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Nel frattempo cerco un po' di sistemarli, dargli da mangiare, pulirli. Cercherò di fare qualcosa.